A Trieste, la città del vento, in occasione della Barcolana, la regata con il record al mondo di barche partecipanti, che quest'anno non si è disputata a causa di troppo vento, una bora con raffiche oltre 90 km all'ora, Land Rover ha lanciato la versione a passo corto della nuova Defender, la 90. È un SUV a tre porte e cinque posti, un erede molto diversa dalla fuoristrada mitica con lo stesso nome, costruita dal 1948 al 2016, in generazioni sempre più perfezionate. Abbiamo approfittato di questa edizione della Barcolana, la 52esima edizione. Noi siamo sponsor, è l'ottavo anno che siamo sponsor, quindi siamo molto vicini a questa manifestazione per presentare il Defender nella sua versione corta. Il Defender è stato lanciato nella versione 110, che è quella più lunga, prima dell'estate, a giugno. Sta riscontrando un notevole successo, nonostante ci sia solo la versione a passo lungo. E qui abbiamo colto l'occasione di questo evento. Tra l'altro sono anche delle giornate bellissime di sole, per presentare anche la versione passo corto. Nelle nostre aspettative questa dovrebbe rappresentare più della metà delle vendite del Defender, come era un po' per la versione precedente del Defender, quella la cui produzione è terminata nel 2016. Però insomma vediamo un riscontro molto positivo anche sul 110. Fino ad oggi la domanda è decisamente superiore all'offerta, quindi siamo sicuramente contenti. Presentando qui il Defender consolidiamo una partnership con la Barcolana, che è una partnership che, come dicevo, nasce da 8 anni, ma soprattutto dovuta da una parte alla nostra affinità con il mondo della vela. È un qualche cosa che abbiamo sempre fatto anche a livello globale. Abbiamo sponsorizzato una gara di Coppa America, abbiamo degli ambassador nel settore della vela, ad esempio Vittorio Bissaro, che è un olimpionico della classe dei catamarani in Nacra 17, Max Sirena, che è lo skipper di Luna Rossa. Ecco, quindi abbiamo una partnership che nasce da lontano, ma poi la Barcolana è anche un evento unico, nel senso che è un evento che mette insieme un po' tutti quanti. Non ci sono regole di classe, categorie, partono quasi 2000 barche l'anno scorso, quest'anno saranno un po' di meno, 1400, e partono tutte insieme, un po' come quando andiamo a fare una gita, una spedizione delle nostre Land Rover, in cui la persona col Defender vecchio modello parte con quella col nuovo modello, con l'Evoque, con Range Rover Sport, quindi è un evento un pochettino più aperto a tutti quanti. Apparentemente minimalista, con la ruota di scorta attaccata al portellone, ma si può ordinare anche senza, Defender 90 fa un salto stilistico nel futuro. Una scelta che ha subito diviso i suoi fan in due schieramenti. Chi ha criticato le sue linee morbide e ingentilite e chi se ne è subito innamorato. La clientela si è molto divisa, no? Perché ci possono essere alcuni puristi del Defender che ne apprezzavano la spartanità, insomma l'essenzialità, che oggi però è un qualche cosa che non è più in regola nemmeno con le normative. Anche volendo creare un prodotto come quello, oggi non si potrebbe immatricolare. Ecco, io credo che il Defender sostanzialmente riprende il DNA della versione precedente, la sua capacità fuoristradistica. In questi giorni l'abbiamo apprezzato con delle prove in cui veramente io ero convinto che la vettura si sarebbe fermata, invece grazie al contributo dell'elettronica continuava comunque a andare su qualsiasi cosa avesse incontrato, con una vettura che poi è estremamente piacevole e guidabile nei viaggi, no? Il precedente Defender era molto affascinante, molto performante in fuoristrada, ma un po' scomodo da guidare su strada. Questa è anche una vettura che riesce a mettere insieme bene le due cose, una performance stradale, un viaggio in autostrada comodo, piacevole, con tutti i comfort possibili, e poi tira fuori le unghie quando va in fuoristrada. Le dimensioni da SUV media, lunga 458 cm, larga 200, alta 197, con un baule di 297 litri e l'aver abbandonato il telaio a longheroni a favore di una scocca portante con sospensioni indipendenti l'ha resa agile, facile da guidare e adatta ai lunghi viaggi. L'auto ideale per riappropriarsi dell'avventura dopo il corso e ricorso del lockdown. Beh, sicuramente il lockdown da una parte ha soffocato un po', come devo dire, le ambizioni, la voglia di evasione da parte di tutti i cittadini italiani, ma anche del resto del mondo. Quindi è stato un momento molto particolare per il nostro
per il nostro mondo, e sicuramente può aver fatto nascere questi sogni che sono rimasti sogni nel cassetto per tanto tempo, che poi uno cerca di realizzare quando questo lockdown allenta le maglie. Sicuramente noi abbiamo fatto anche un'indagine con i nostri clienti, hanno risposto 2300 persone, quindi nemmeno poche, in cui si è confermato che l'auto privata, non in sharing, proprio la tua auto, quella con cui tu vai a lavorare, con cui vai il weekend, con la tua famiglia, con cui convivi, ecco, quell'auto è il posto più sicuro al mondo. E quindi molti si stanno reindirizzando verso un maggiore uso dell'auto privata. Ovviamente poi nei centri urbani dovrà convivere col trasporto pubblico, che rimane centrale. Sta emergendo anche un fenomeno interessante, che è questo della micromobilità, che per una ristretta cerchia del centro urbano va ancora molto bene. Però sicuramente l'auto privata ha riacquisito una sua centralità. Ecco, mettendo un po' insieme queste due cose, centralità dell'auto privata e sogno che è rimasto nel cassetto, è chiaro che Defender è un po' una risposta, una bella risposta. Noi abbiamo lanciato anche una campagna, Defender Days, in cui dicevamo che il Defender era anche il mezzo ideale per girare l'Italia, riscoprire l'Italia, visto che oggi fare un viaggio intercontinentale non è forse nemmeno possibile, ma comunque non tanto consigliabile. Ecco, riscoprire l'Italia, che è una terra meravigliosa, che ha una serie di infinita di posti da vedere, da apprezzare, con una vettura che può andare un po' dappertutto, può affrontare anche terreni difficili, ma insomma oggi poi ci sono anche delle piogge, per cui la sua capacità di guado, che è quasi di un metro, può servire anche nel centro urbano di una qualche città. Ecco, quindi questa può essere la vettura che ti aiuta a riprendere dopo il lockdown, a tirar fuori il tuo sogno dal cassetto e a viaggiare. La gamma Defender 90 comprende motorizzazioni diesel e benzina a 4 e 6 cilindri, da 200, 300, 400 cavalli. Alcune sono già mild hybrid, hanno cioè una formula modesta di ibridizzazione che consente un taglio dei consumi recuperando energia in frenata, agendo da aiuto durante le ripartenze. E poi c'è una versione da 400 cavalli che è ibrida ricaricabile, che ha la possibilità di fare circa 50 km in elettrico, delle emissioni decisamente basse e in un uso accorto, quindi ricaricando le batterie, cosa che non tutti fanno, può avere un impatto ambientale molto ridotto. Irrinunciabili sono due optional: la capote in tela, che si apre molto di più dei tetti in vetro, e poi l'orologio Activity Key. Può sembrare un braccialetto che serve a contare i passi, in realtà è la chiave della macchina impermeabile. Quindi, se si va a correre in canoa o a fare vela e non si vuole portare la chiave perché si ha paura che cada in acqua o si perda, al polso si ha sempre l'apriporta della Defender. La Defender 110, quella da 6 e anche da 7 passeggeri, con 3 posti nella prima fila, si trova già sul mercato. Sono state consegnate più di 400 unità, ma i tempi per averla ora potrebbero allungarsi, perché la richiesta è abbastanza elevata. Prezzo da 57.400 euro. Per quanto riguarda la 90, è ordinabile, ma le consegne in Italia inizieranno nel prossimo gennaio. Il listino parte da 51.400 euro.